James è una locomotiva ad uso misto. Può tirare sia carri che carrozze. È orgogliosa della sua lucida vernice rossa e lo è anche il suo macchinista. Tutti dicono che fai venire il buon umore, James. Una mattina, James fischiò rumorosamente alle altre locomotive. Guardatemi, sono la locomotiva più intelligente e utile di tutta la linea. Sciocchezze, rispose Thomas. Siamo tutte utili. Lo dice anche Pallone Gonfiato, cioè il signor Topham Hatt, direttore delle ferrovie. Sai una cosa, James, aggiunse Percy. Che cosa, rispose James. Ti dai un po' troppe arie. James sbuffò via senza replicare. Ma non la smetteva di vantarsi. Sono l'orgoglio della linea. Ma se tiravi i carri oggi, sei solo una locomotiva merci, ribatté Gordon. James si infuriò. Io tiro anche carrozze. Molte meno di me, grugnì Gordon. Ma Pallone Gonfiato ha grandi progetti per me. Non era affatto vero, ma Gordon ci cascò. Quali progetti? Ma aspetta e vedrai. Oddio, pensò James. E adesso cosa invento? Thomas stava spostando alcune carrozze nuove e fiammanti. Buongiorno, James. Quelle carrozze sono per me? Chiese James con grande speranza. No, sono per l'espresso di Gordon. Vado dopo a prendere i tuoi carri. Ma James aveva deciso di fare uno scherzo alle altre locomotive. Veramente, Thomas, devo prendere io quelle carrozze. Pallone Gonfiato mi ha detto di riferirtelo. E i carri chi li tira? Attaccali a Gordon. Avanti, Thomas, disse il suo macchinista. Gli ordini sono ordini. Così il macchinista, quando arrivò, partì con James e con tutte le carrozze al suo seguito. Thomas ritornò con i carri. Alcuni minuti dopo arrivò Gordon. Dov'è l'espresso? Thomas riferì del cambiamento. Quindi oggi tocca a te portare i carri. Gordon andò su tutte le furie e anche il suo macchinista. Aspetta che lo venga a sapere Pallone Gonfiato. Nel frattempo, James se la stava godendo enormemente. Un piano astuto, veramente astuto, sbuffò. Pallone Gonfiato si arrabbiò. Non tutti gli scherzi sono divertenti. E questo non lo è. Hai causato una gran confusione. Sì, signore, disse James. Resterai in deposito finché non ti verremo a chiamare. Le altre locomotive ridevano di James. Chissà chi tirerà l'espresso oggi, chiese Gordon. Scommetto che lo farai tu, rispose Henry. James è in castigo al deposito per la sciocchezza che ha fatto. James era molto triste. La mattina dopo ritornò al lavoro. Ciao, fischiò Thomas. Vedo che sei di nuovo in circolazione. Scusami per lo scherzo che ti ho fatto, disse James. Quelli sono i miei carri? Sì, rispose Thomas. Sono contenti che tu riprenda il lavoro. James arrivò sbuffante al porto con il suo lungo convoglio di carri. Si diede da fare tutto il giorno tirandoli e spingendoli per sistemarli al loro posto. È ora di andare a casa, James, disse finalmente il suo macchinista. Senza né carri né passeggeri, solo noi due. Ma il macchinista si sbagliava. Mi scusi, gridò un signore. Ho appuntamento con il signor Topham Hatt. Non posso arrivare in ritardo. Mi può portare? Oh, naturalmente, rispose il macchinista di James. Poi bisbigliò a James. Quel signore è un ispettore delle ferrovie. Per James, accompagnarlo fu un grande onore. Scivolò lungo i binari più velocemente ma delicatamente che poté. Pallone Gonfiato era in attesa e l'ispettore delle ferrovie lo salutò cordialmente. Ho fatto un viaggio comodissimo su questa brava locomotiva. Deve essere orgoglioso di lei. Sì, in effetti. Complimenti, James. Ancora una volta hai dimostrato con onore di saper essere utile al momento giusto.